Ciao a tutti e benvenuti nel mio mondo. Come vedete già alle mie spalle ci sono dei cubi di terreno piazzati un po' così, ma in realtà hanno un senso ben preciso perché insieme a voi oggi vorrò realizzare una nuova stalla per accogliere i nostri amici. Allora, in fondo a tutto vediamo che c'è praticamente la cassa. In questa cassa, in tutto questo, sono i materiali che ci servono per realizzare questo progetto. Io inizio a prendere due stack di questo materiale fatto con il legno di pioppo, che sarebbe il legno bianco degli alberi bianchi, e vedete dove sono piazzati i blocchi. Mi servono praticamente per delineare il perimetro della nostra stalla. Ve la faccio vedere, perché per non perdere molto tempo nel determinare un po' la grandezza delle singole stanze per le stalle, ho deciso di off camera farmi già il perimetro con il terreno, più o meno rendermi conto della grandezza in cui sarebbero venute le singole, chiamiamole, stanze, e così anticipare un po' i tempi e non perdere molto tempo nella costruzione. Questo è praticamente un progetto molto basic, molto semplice da realizzare, ma molto carino allo stesso tempo.
Ecco qui, ho aspettato che passasse la pioggia per farvi vedere come è il risultato finale alla luce del giorno. Vedete, veramente semplice però carino. Ora non ci resta che abbellire e poi portare gli animali all'interno. Io, come prima cosa di abbellimento, ho pensato a questi fiori che ho comprato dai villager. Alcuni li ho tenuti così per appunto abbellire e altri invece li ho già trasformati in semi. Come primi animali che vorrei portare, direi i polli, che sono i più vicini. Allora, piazziamoci il cibo qua. Rompiamo per prima cosa il cancello che ci serve. Poi ci prendiamo tutti i nidi. Polletti, spostatevi. Grazie. Poi prendiamo la loro pappa, così loro ci seguiranno senza fare alcuna storia, vedete. I polletti, essendo più piccolini, li piacerei proprio come i primi. Me lo stavo mangiando. Bene, brava. Mentre loro ci seguono, io metto i 3 nidi. Uno, due, tre. Poi metto. Stanno entrando? Entrate! Basta che ce ne entrano due, per il resto non ci importa. Metto uno di qua, andiamo a prenderne altri di polletti. Entrate polletti, bravissimi. Uno di qua, prendiamo un cancello, lo prendiamo in mano, ecco qua. E i polletti sono pronti. Ora Io parte. metterei con le pecore. Per le pecore ci serve il grano, il procedimento è sempre lo stesso. Prendiamo il grano, vedete, qui sto coltivando gli altri fiorellini. Il grano, rompiamo il cancello, bene, ho colpito una pecora. A noi non ci interessa quante pecore entrano, l'importante è che ci entrano due, magari una di colore nero. Con le pecore il processo è un po' più lento, vedete? Quello che mi interessa a me non esce. Si stanno litigando per chi uscire, guardate. Una alla volta. Andiamo pian piano. Sentite? Giusto per portarle dietro con noi. Sta seguendo? In questo caso io le pecore le metterei dietro. Andiamo dalle mucche, che a me tutto sembra, non che mucche, però andiamo dalle mucche. Apriamo il cancello e prendiamo il grano. Loro mo anche ci seguiranno, brave, brave. Qua, vediamo se vi seguite. A noi servono almeno due. Poi noi li facciamo mangiare e quelli crescono, però almeno due ci devono seguire. Venite, venite a me, venite, venite. Vedete come corrono? Meno male che la via è dritta. Perché sto andando retromarcia prima. Venite. Litigano anche tra di loro, fantastico. Queste qui anche le mettiamo dietro, perché avanti è tutto, vorrei mettere i maialini.
E anche loro sono presi. Allora, come ultimo, ma non meno importante, sono i maialini. Per i maialini invece abbiamo la pappa pronta di patate e carote. Andiamo a recuperare pure i maialini. Poi off camera toglierò tutti questi piccoli recinti che avevamo messo prima. Ah, come prima cosa, togliamo anche per loro il cancello. La cosa principale nel togliere il cancello è che si possono prendere. Ah, mo basta che ci seguono due. Questo cammina. Andrà a finire nell'acqua. Probabile. Eccoli qua. Vedete come corrono, però come sono carini i maialini. Li adoro. Devo fare una pixel art dei maialini. Qua, ho l'abilità di beccare. No, vabbè. Ecco qua, e anche loro sono stati catturati. Io direi, mo' li facciamo fare pure i maialotti. Diamo a mangiare tutti i maialini. Riesco a mangiarli? Darli a mangiare, sì, da qui. Ecco, faccio vedere come nascono bei maialini, piccolini, piccolini, rosa, rosa, carini, carini. Eccoli qua. Ognuno di loro fa quattro maialini comunque. Allora, direi qui nella cassa, io non la sposto alla cassa, ma rimango proprio il mangiare per loro. Così quando vengo qui li fornisco direttamente. Allora, in linea generale, ecco come è venuto. Io direi possiamo anche abbellire magari qui ai lati, metterci un fiorellino, magari questo qua, vedete, o piazzarlo qui dietro. Sì. Io ora come progetto è realizzare tipo le lampade che ho fatto. Mettiamo centralmente uno di questi fiorellini che sono molto carini, rossi, che anche ho acquistato. No, questi li ho trovati in missione, perché vi ricordo che io sto ancora facendo la missione delle streghe. L'unica cosa che è stata un poco antipatica di questa missione delle streghe è stata che con la spada, questa qua di diamante incantata, le streghe scappavano e non morivano, quindi non mi rilasciavano l'occhio che ci serve per fare la missione e ottenere le gemme antiche. E quindi ho perso molto tempo e ho scoperto dopo molto tempo che invece morivano e mi lasciavano queste gemme invece con la spada di ferro, anche se incantata, però la spada di ferro me le rilascia. Ora vi faccio vedere anche, eccoli qua, ne ho 15 di occhi, sembrano molti, ma in realtà non sono affatto molti, anzi, e mi ne approfitto che ho tolto pure i fiorellini da mezzo, e praticamente ne servono ancora. E un'altra cosa che volevo far vedere, vedete, ho visto queste lampade al posto delle torce che vengono fatte con una torcia, un vetro e un lingotto di ferro. Se mo ce li ho, ve li faccio vedere pure un attimo. Andiamo in costruzione. Ecco qua. Costruisci e abbiamo ottenuto questa fantastica lampada che io piazzerei proprio qui. Ecco qua. La prossima volta magari faremo un altro progetto e direi per oggi di salutarci. Ah, prima di salutarci vi voglio dire di questo animelletto bello Pingui Pingui, è praticamente l'animale mascotte di queste avventure preso da Bimba Stella in una missione off camera, perché per prendere questi occhi delle streghe mi stanno aiutando anche le altre due M, sperando di fare prossimamente un video insieme a loro. Comunque, direi che per oggi possiamo fermarci qui con un prossimo progetto e vi ricordo di attivare la campanella e iscrivervi al canale per sostenerci e un bacio alla prossima. Ciao, buona giornata a tutti.